mi resta da dirvi, ragazzi, buona Pasqua. No, stop, stop, ragazzi. Manca qualcosa, non so cosa manca. Adesso ho capito cosa manca, ragazzi. Adesso si va giù, ma adesso è Pasqua. Non è combustibile. Guardate un momento di dare tipo... Vediamo come funziona con la testa. Ecco il mattone. Io devo appena battere, ragazzi. Adesso parte la vera sfida. Questa deve entrare nel mio stomaco adesso. Ce la faccio più di questi zuccheri. Non ne rimane tanta. Ragazzi, ce l'ho quasi. Non va più giù, ragazzi. Ultimo boccone. Mr. Cheat Day. Let's go. Buongiorno ninja a tavola e benvenuti in un nuovo video ed ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Lunedì 15 aprile, le 2 di pomeriggio. Prima di tutto ninja a tavola, volevo farvi un augurio di Pasqua veramente, ma veramente amazing. Spero che passerete questa giornata in festa insieme ai vostri cari, insieme ai vostri amici o insieme a qualche bella ragazza ed ovviamente in compagnia di qualche bel chilo di cioccolato. Ma veniamo a noi, sappiamo tutti che Pasqua vuol dire cioccolato. A Pasqua puoi trovare uova di cioccolata, conigli di cioccolato, Babbo Natale di cioccolato. No, aspettate, qui li trovate a Natale. Ah, quanto adoro la cioccolata, ninja. Anche se oggi non mi trovo di certo qui per andarmi a sfondare di cioccolata, perché ninja a tavola, la cioccolata la posso mangiare benissimo qualsiasi giorno all'anno. Ma bensì mi trovo qui per andare ad affrontare una Colomba Challenge. Se già mi conoscete, sapete la mia grande passione per i dolci. In passato ho affrontato panettoni, cheesecake, torte, donuts. La mia glicemia inizia ad odiarmi. Ma come vi dicevo, Pasqua alle porte e voglio andare a celebrare questa fantastica festa a modo mio. Cioè andando ad affrontare la colomba più calorifica che abbiate mai visto sulla faccia della terra. In palestra, oltre ad allenarsi, si fanno un sacco di conoscenze. E nel mio caso ho conosciuto Beatrice, una ragazza che è veramente fissata con lo sport, quasi quanto me, la quale oltre ad allenarsi per più di 2 ore al giorno, lavora anche in una pasticceria a conduzione familiare. E chiacchierando con Beatrice delle pazze challenge che porto sul mio canale durante le mie pause tra un set e l'altro, interessata la ragazza mi ha chiesto: Thomas, per cui un giorno non passi in pasticceria e facciamo una bella frittelle challenge? No, mi dispiace Beatrice, challenge già fatta, ne ho mangiato addirittura 50 di frittelle. E la ragazza, sempre più incuriosita, mi ha chiesto: beh allora, che ne pensi di una bella 100 million challenge? Mi dispiace Beatrice, ma anche questa challenge è già stata distrutta. E qui entro in gioco io, ninja a tavola, perché le ho detto: Beatrice, siamo sotto Pasqua, mi piacciono i dolci, mi piacciono le focacce, perché non creiamo la colomba più calorifica che sia mai stata inventata nella storia? La risposta della ragazza è stata un bel ci penso io. Ed oggi è il grande giorno, la mia colomba è pronta, non ho idea di cosa Beatrice abbia creato, ma so solo che muoio dalla voglia di scoprirlo. Quindi ninja a tavola, direi di teletrasportarmi direttamente in pasticceria Il Pozzetto, che si trova a Cittadella, in provincia di Padova. E appena sono entrato in questa pasticceria ho visto che ci sono un sacco di colombe, un sacco di dolci, un sacco di brioche. Sono veramente affamato. Quindi Beatrice, perché non mi illustri? Ma Beatrice, dove sei? Come sempre devo usare la mia magia. Ma Beatrice, ti ricordavo molto più bella in palestra. E questi due signori chi sono? Noi siamo i proprietari della pasticceria Il Pozzetto, Alberto e Stefano. In questo momento la Beatrice non c'è. Noi siamo qua con il nostro amico Thomas e vi illustriamo la pasticceria con i nostri dolci tradizionali e innovativi. Un po' di tutto. Ma signori miei, qual è la vostra specialità qui in questa pasticceria? La nostra specialità è il mille foglie e la pazientina, due dolci spettacolari. Uno con la crema del zabaione e uno classico con la crema pasticcera. Io sono già affamato, ma potrei assaggiare anche questo? Ma la prossima volta, se vuoi. Anche perché penso che la colomba che avete preparato sia veramente, ma veramente gigante. È un po' troppo gigante. È un dolce per 30 persone almeno. 30 persone? Comunque torniamo a noi, Beatrice, tu che stai filmando lì, vieni qua dai a salutare i nostri ninja a tavola. Dai Beatrice, una piccola intrusione nel video. Eccola qua, la Beatrice. Allora siamo qui al completo, questo è tutto lo staff che lavora qui. Tutto no. Tutto no, mi hanno detto. Mancano ancora persone. Sì, ci sono altre persone. Un pasticcere, qualche compassicere. E la moglie mia. Come mai la moglie oggi manca? È a casa, siamo in giorno di chiusura. È vero, siamo in giorno di chiusura, ma comunque qui ci sono un sacco di dolci. Possiamo vedere dei tiramisù, delle colombe farcite, le focacce farcite al tiramisù. Le facciamo anche il pistacchio, lo zabaione, il prosecco, la crema chantilly, anche le colombe con l'arancio cioccolato, meringate, bavaresi di ogni genere, di ogni gusto. Facciamo più di 150 tipi di paste, oltre che biscotti, pastine mignon. Durante il periodo di carnevale facciamo più di 20 tipi di frittelle con vari tipi di impasti, vari tipi di farciture. Inoltre, per concludere, facciamo vedere la pasticceria salata, i croissant salati, pizzette, tramezzini, rustici, salatini di ogni tipo e di ogni gusto, per buffet, per matrimoni, per eventi,
o anche per me, perché magari riuscirò a distruggere questa challenge che secondo me sarà veramente calorifica, e allora potrò premiarmi con un bel pezzo di pizzetta, no? Certo. Va bene, signori miei, io sono davvero affamato, non vedo l'ora di cominciare questa challenge, anche perché mi sento svenire, ho davvero bisogno di introdurre un po' di sani e dolci zuccheri, quindi direi di andarci a sedere sul nostro terreno da battaglia e cominciare questa fantastica challenge pasquale. A few moments later. Ed eccomi finalmente sul terreno da battaglia, fuori casa, super affamato, e non vedo l'ora di andare a scoprire quanto gigante sarà questa colomba. Quindi direi, Alberto, perché non mi porti questa fantastica colomba? Ecco qua, questa piccolina da 3,5 kg. Oh my god, oh my god, oh my god! 3,5 kg, ninja tavola. Questa è una cosa veramente gigante, a parte che è veramente fantastica, è veramente veramente bella. Potete vedere le decorazioni, guardate che spettacolo, ninja tavola. Ma signori miei, perché non mi illustrate gli alimenti che avete usato per fare questa gigantesca e calorifica colomba? Allora, questa è una colomba da 2,5 kg con una farcitura, una crema di pistacchio e una glassatura di cioccolato bianco, per un totale di 3,5 kg finita. La colomba è quella classica tradizionale con canditi d'arancio, quindi Thomas, buona fortuna. Grazie, anche perché sono sicuro che questa challenge mi darà veramente, ma veramente filo da torcere. Ninja a tavola, qui di fronte a me ho la challenge più calorifica che abbia mai affrontato fino ad ora. Qui di fronte a me ho ben 3,5 kg di colomba, ed anzi, prima di cominciare, come sempre vi metto le calorie totali e i valori nutrizionali totali di questa piccola colomba proprio qui sopra, in modo che possiate vedere quanto calorifica è questa challenge. E come sempre, prima di cominciare, tassativo, ninja a tavola, ed eccomi pronto ad affrontare la challenge più calorifica di sempre. Oltre ad augurarmi buona Pasqua, auguratemi buona fortuna. Come sempre, ho condiviso anche questa mia challenge in Instagram, quindi ninja a tavola, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome di Thomas 1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo, ninja, fatelo. Per andarmi a gustare al meglio questa colomba, ho la mia Power Zero Calorie. Ah, so refreshing! Ed ovviamente per andare ad inzuppare e assaporare al meglio questa colomba, ho il mio tè caldo, la mia speciale tazza della Reese's. Signori miei, secondo voi quanto tempo impiegherò, ovviamente se mai riuscirò, per distruggere questa challenge? 2 ore. 2 ore? 3 ore! Questi sono pazzi, forse non hanno mai visto i miei video. Io mi do massimo 1 ora di tempo per andare a distruggere questa challenge, e ora farei partire il mio timer in 3, 2, 1, timer partito. Oh, ho dimenticato il mio coltello. E ninja a tavola, cominciamo questa challenge. Ed eccola qua, ninja. Primo morso di questa fantastica colomba challenge. Buona Pasqua a me. Wow. Amazing! Complimenti, signori. Un gusto davvero favoloso. Quanto adoro le colombe. Potete avere all'interno la crema di pistacchio, è davvero ricolma, infatti abbiamo ben 500 grammi di crema di pistacchio. Siete un po' invidiosi, ninja? Dite la verità, ne volete un morso? No, tutta mia! Ma fate voi la crema di pistacchio? Certo. Fenomenale. E sopra abbiamo ben 500 grammi di cioccolato bianco. Adoro il cioccolato bianco. È impossibile mangiare in velocità, è troppo buona, me la voglio gustare al meglio. Inzuppato nel tè, molto meglio. Cioè, solo con un'ala di questa colomba abbiamo praticamente una colomba intera. Storie Instagram. Sono già passati 6 minuti, che hanno accelerato. Ho perso le parole dalla bontà di questa gigante, amazing colomba. Eccola qua, ninja. Però la vedo dura come Gianni. La vedo dura, non ho mangiato neanche metà. Ciao, grazie mille. Uno dei pasticceri se n'è andato, ha detto che faccio schifo. Lo so, sono un po' un animale quando mangio. Eppure oggi sto usando anche le salviette, quindi penso di essere migliorato per quanto riguarda il portamento. Proseguiamo la battaglia ninja a tavola. E qui sopra abbiamo come garnish Duplo, Kinder Bueno, Kit Kat, Ovetti, un po' di cioccolato, insomma. Qua, ninja. Ho perso calorie, come al mio solito, recuperata.
con altre mie mani sporche di pistacchio. E con questo pezzo non siamo ancora a metà India. Una domanda per voi, fa gusto vedermi mangiare o fa senso? Ah, bello. Non era un bello convinto? Mi piace. Molto, mi piace davvero molto. Soprattutto perché è ripiena di crema pistacchio, guardate quanto ce n'è. Io non ci credo che ce n'erano solo 500 grammi. C'era anche un bel chilo qui. Beh, direi che metà se ne è andata intanto, no? Certo. La bella metà se ne è andata. Certo. Siamo a metà del nostro traguardo. Comunque sappiate che se non riuscirò a finire, lo condividerò con voi, signori. Devi finire. Devi finire, mi hanno detto. Mentre un'altra persona mi ha detto bene. Parlo me, scusate, signori. E ora rispondo a una vostra domanda che mi fate di frequente. Thomas, ma perché velocizzi i video? Ok, proviamo a mangiare senza velocizzare i video. Vi farò vedere quanto noioso sia. Cioè, noioso per voi, ma non per me. Tanto devo passa. State divertendo, Nino? Bevo un po' di Power Zero. Ovviamente zero calorie, se tengo la dieta. Io direi di ricominciare a velocizzare il video, no? Ok, spero di non essere denunciato dal WWF per questo. Ho staccato la testa, povero coniglio. Buono. Avete fatto anche questo, signori? Dici di sì? Certo che l'abbiamo. Bugiardi, sono della Lindor. No, era una piccola gag. Gli ho detto io, dite di sì. No, però adesso hanno fatto tutto loro davvero. E devo farvi i complimenti per la crema di pistacchio, perché è veramente eccellente. È più buona che abbia mai assaggiato fino adesso, che non scherzo. Ora mi stanno chiedendo come sto facendo. Prima volta che mi vedi dal vivo, giusto? Com'è la sensazione? Incredibile. Sono ammirato. Sono ammirati. Lo prendo come un complimento. Incomincio ad entrare in carbocomoda. E voi come state passando la Pasqua? Siete in compagnia di una bella colomba? Siete in compagnia di uova di Pasqua? Fatemi sapere nei commenti qui sotto se preferite le colombe o gli uovi di Pasqua, che sono proprio curioso. Io sono del team colomba, molto più gratificante. Purtroppo, come sempre, ho fatto il manciario, scusate signore. Sono un disastro.
Comunque non ne manca tantissimo, Ninja, non ne manca tantissimo, ma questo appunto è davvero tantissimo. Jesus Christ. Ok, mi sento in dovere di chiamare l'aiuto del pubblico. Volete un pezzo, Ninja? Pino? Che mi sento buono e Pasqua. Non si fidano di me, volevo condividere il cibo. Aspetta, a gag? Niente, non era una gag, ero serio, volevo condividerla. Io la faccio uno scherzo. Vabbè, tutta mia. Lo so che mi odiate perché prendo il telefono con le mani sporche, ma questo sono io. 35 minuti, non male, non male. E Carolina inizia a non farsi sentire, è uno stato di carbocoma assurdo. Dai Ninja, siamo qua, siamo qua. Fate anche servizio bed and breakfast in questa pasticceria, perché penso che poi vi farò un bel pisolino, perché sono in campo. Vabbè, mi sembra di aver fatto veramente un ottimo risultato. Non andrò a mangiare i pezzi di cioccolato, non mi incazzate, che penso che comunque possi bastare. Quindi in gela tavola, con questo ultimo pezzo di colomba dichiaro concluso questa challenge, questa calorifica colomba challenge alla pasticceria Ponzetto. Ah, 41 minuti e 20 secondi. Che dire, mi sono davvero gustato questa colomba. La pasta era buonissima, era sofficissima. La crema di pistacchio era qualcosa di veramente indescrivibile. Per me è stata la miglior crema di pistacchio che abbia mai assaggiato in vita mia. La combinazione fra la pasta d'arancio, i canditi d'arancio e la glassa di cioccolato bianco sopra è stata una cosa veramente sublime. E sono sicuro che tornerò di sicuro qui, signori miei, a prendermi un'altra colomba. Ma questa volta non da 3,5 kg. Non mi resta che ringraziare la pasticceria Al Pozzetto e i titolari di questa pasticceria, cioè Beatrice, Stefano e Alberto, per avermi concesso e creato questa fantastica e calorifica creazione. Colgo ancora una volta l'occasione per farvi gli auguri a tutti quanti di una buona Pasqua. Spero che passiate questa giornata con un sacco di dolci, spero che passiate questa giornata con un sacco di sgarri, ma vi raccomando, domani mattina si torna in palestra. Ah no, aspettate, domani mattina è Pasquetta. Ok, potete sgarrare anche domani, ma martedì si torna in palestra e cardio doppio. Come sempre vi ricordo che se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati su ogni mia challenge, iniziate a seguirmi in Instagram, mi trovate con il nome PGThomas1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo Ninja! Fatelo. Bene, l'ho detto con loro. Ninja da tavola, spero che vi sia piaciuto questo video. Spero che vi sia piaciuta questa 3,5 kg di colomba challenge. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit e stay hungry.